Cari amici di War Room, oggi facciamo un po' di conti. 900 milioni più gli aumenti contrattuali fanno 1,3 miliardi. Più 1 miliardo già stanziato l'anno scorso fanno 2,3 miliardi, molto meno dei 3,7 che erano stati promessi per la sanità italiana dal ministro Schillaci, meno di quelli che invoca a gran voce Elly Schlein senza peraltro indicare da quali capitoli di bilancio tirarli fuori. Ma come spesso accade nel nostro paese, è una battaglia propagandistica fondata su chi la spara più grossa, cioè su chi promette o invoca più stanziamenti maggiori, con una rinuncia assoluta da una parte e dall'altra, da chi governa e da chi si oppone, di affrontare analiticamente e nel dettaglio i punti di crisi del sistema e le sue tante asimmetrie, tra le quali magari sarebbe pure possibile rintracciare fonti di risparmio e recupero di risorse, senza dimenticare che l'Italia ha rinunciato a utilizzare per la sanità i 37 miliardi del MES per una pregiudiziale ideologica dei partiti di governo. Parlo del governo giallo-rosso e giallo-verde, ma anche del governo Draghi che ai diktat del Movimento 5 Stelle ha dovuto inchinarsi. E oggi scopriamo i numeri impietosi che seguono. Spesa pro capite, Italia 3.000 all'anno, Germania 7.000, Francia 6.115. Fonte del professor Walter Ricciardi, uno che di sanità se ne intende, posti letto di degenza ogni 100.000 abitanti, Italia 314, Germania 800, Francia 590, media europea 550. Posti letto di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti, Italia 8, Germania 30, Francia 20. Infermieri ogni 1.000 abitanti, Italia 7, Germania 13, Francia 11. Operatori sanitari per 10.000 abitanti, Italia 97, Austria 130, non finisce qui, perché la crisi della sanità italiana non è solo crisi di risorse, ma crisi di organizzazione, di cultura del lavoro, di spending review mancate, di pressioni corporative che condizionano l'efficienza dei servizi. È con questa visione d'insieme che noi vogliamo oggi affrontarla con il contributo di tre autorevoli ospiti. Parlo anzitutto di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe e medico chirurgo. Benvenuto a War Room, professore. Buonasera, Alessandro. E poi di Francesco Cognetti, coordinatore del Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani, presidente anche della Federazione Oncologi, Cardiologi ed Ematologi. Benvenuto, professor Cognetti. Grazie, grazie Alessandro, grazie. E ancora di Paolo Lucci, professore di oculistica all'Università Statale di Milano, autore di un libro intitolato Chi ci curerà? Appunti sul futuro della sanità pubblica, edito dal Sole 24 Ore. Benvenuto, professore. Grazie, bentrovati. Allora, parto proprio da lei. In questo libro, che è di recente pubblicazione, lei si chiede chi ci curerà? Chi ci curerà, professore? Il problema è proprio questo. Vede, io nel libro, ma anche in altri testi che ho prodotto in questi anni, soprattutto perché mi sono visto come medico in prima linea, nel senso che noi siamo in trincea, quindi come noi la guerra non la conosce nessuno. Quello che ho voluto rappresentare è la difficoltà di far quadrare i numeri, perché lei giustamente ha citato dei numeri rilevanti a proposito degli operatori sanitari, ma io parlo proprio della mia realtà che conosco molto bene. In Italia abbiamo 7.000 oculisti. Se lei pensa che in Gran Bretagna ce ne sono 700, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, c'è qualche squilibrio particolare. Ora, da un punto di vista di chi ci curerà, certamente non ci curerà nessuno se continueremo a usare dei termini inappropriati. Per esempio, spiegare a dei giovani che diventeranno medici di comunità, medici del territorio. Capisce bene che questo non ha un grande appeal su un giovane medico, che intanto immagina la figura del medico di medicina generale per come l'abbiamo rappresentata, e poi gli si dice che va a fare il medico di comunità. Sa come si potrebbe, Alessandro, trovare veramente la possibilità
di stimolarli, questi ragazzi, costruire delle case di comunità, fargliele vedere. Quando io nel 1985 sono arrivato al San Raffaele di Milano, io volevo stare in quel posto, io mi ero innamorato di quella realtà. Oggi noi ad un giovane che cosa diciamo? Genericamente andrei a fare il medico di comunità. Questo è l'unico modo ragionevole per allontanare quei giovani da un'attività che oggi ci serve più di qualsiasi altra. E però vede, all'inizio ho detto due cose fondamentali. La prima è che il servizio è disegnato per chi ci lavora e non per chi, diciamo, è il destinatario delle cure. E questo è un primo punto chiave. Se ci sono molti più oculisti di quanto sia necessario è perché la professione oculistica è una professione che magari rende, funziona e anche se c'è una domanda che sopravanza forse le necessità, poi magari vanno a lavorare all'estero. Secondo punto, lei dice facciamo le case di comunità, e però questo è un punto che mi sta molto a cuore, di cui voglio su cui voglio interrogare il professor Cartabellotta. Perché? Perché la crisi pandemica ha mostrato proprio la nostra fragilità della medicina di territorio, no? Da anni si parla di queste case di comunità, mi pare che il primo decreto sia del 2012 del ministro Balduzzi, se ricordo bene, ovvero luoghi in cui 10-15 medici di medicina generale lavorano insieme, visitano, svolgono analisi e prestazioni ambulatoriali simili a quelli che esistono negli altri paesi, facendo così da filtro nei confronti degli ospedali, no? Nel PNRR peraltro ci sono stanziati 8 miliardi per queste istituzioni H24, e però chi è che le osteggia? Sono i sindacati dei medici che finora hanno sostanzialmente alzato un muro contro questa logica comunitaria. Quindi c'è una dimensione corporativa che ha condizionato il disegno politico delle strategie sanitarie, Cartabellotta, in questi anni? Ma io intanto mi soffermerei sulla questione della riorganizzazione dell'assistenza territoriale secondo il DM 77. Allora, intanto ci sono almeno due peccati originali. Il primo che si è voluto mettere nero su bianco per predisporre la progettazione, diciamo, di questa riorganizzazione, che poi ha fatto parte della submission degli obiettivi italiani per la missione salute 6 del PNRR, partendo da alcuni, verosimilmente da uno, dal modello emiliano-romagnolo, dove le case di comunità, che là si chiamavano case della salute, ci sono da anni, funzionano da anni e soprattutto hanno un'accettazione sia da parte della popolazione, quindi che capisce esattamente di che cosa si tratta, sia da parte dei professionisti, per cui questo modello, diciamo, virtuoso si è tentato di volerlo allargare a tutto il territorio nazionale. Il problema è che in alcune regioni, in particolare del centro e soprattutto del sud, l'assistenza territoriale fino ad oggi è stata vissuta come il medico di medicina generale da una parte nel suo studio, oppure aggregato in forme, diciamo, cooperative o di altra natura, e poi tutti gli altri servizi del territorio sganciati tra di loro. Quindi il primo peccato originale è che comunque, diciamo, l'esportazione di un modello sviluppato all'interno di una regione che peraltro aveva fatto investimenti sull'assistenza territoriale in tempi non sospetti, immaginando che questo immediatamente poteva essere accettato nelle altre regioni, questo, diciamo, è un primo peccato originale. È evidente che questo piano è stato scritto durante la pandemia, quindi anche i tempi di sottomissione dei progetti al PNRR probabilmente non hanno permesso il confronto con tutte le parti, diciamo, che erano interessate per lavorare all'interno di queste strutture, che ricordo sono le case di comunità, le centrali operative territoriali, gli ospedali di comunità, tutto il sistema dell'assistenza domiciliare. Ed è evidente che in tutto questo l'anello debole della catena è rappresentato dalla medicina generale, che fino a quando, diciamo, c'è stato il governo Draghi con il ministro Speranza, si era arrivati a una sorta di ragionevole compromesso dove i medici di famiglia avrebbero prestato il 50% delle ore nelle case di comunità e poi il rimanente all'interno dei propri ambulatori. Mi scusi, poi la fermo un attimo, a parole, perché poi in realtà questo non si è mai realizzato. E allora io le chiedo, ma se oggi tornasse la pandemia, noi ci troveremmo scoperti come ci siamo trovati nel 2020, con gli ospedali che diventano bombe virali perché
i medici di base non sono nella condizione di fare filtro per come sono strutturati oppure no? Mi risponda se possibile con una domanda, non dico sì o no, ma una risposta rapida. No, ti rispondo in maniera molto secca. Se oggi dovesse arrivare, facciamo tutti gli scongiuri, un'altra pandemia, noi saremo molto meno resilienti del 2020 per mille motivi. Innanzitutto per quella che è la tenuta attuale del Servizio Sanitario Nazionale, che include anche, diciamo, tutti i fenomeni di demotivazione, di fuga da parte del personale sanitario. In secondo luogo perché di fatto dal punto di vista del rafforzamento dalla pandemia oggi non c'è stato nulla, anzi semmai c'è stato un indebolimento del servizio pubblico, perché negli ultimi anni le liste d'attesa sono aumentate, diciamo, a numeri impressionanti, i pronto soccorsi sono sempre più affollati, cioè quei problemi strutturali che noi avevamo nel 2019, che poi sono stati in qualche maniera enfatizzati da quella che è stata l'emergenza pandemica, non hanno avuto nessuna risposta da parte dei governi che si sono succeduti dopo. Tanto che la cosa più interessante qual è? Che quei 52 miliardi che nel 2023 noi abbiamo accumulato come spesa sanitaria pubblica di ritardo o di differenza, di gap nei confronti della media dei paesi europei, la maggior parte non appartiene al periodo dei grandi tagli, quindi il periodo 10-19, ma è il periodo pandemia e post-pandemia, dove tutti i paesi, la maggior parte, hanno capito che bisognava rafforzare la sanità. Noi prima l'abbiamo indebolita, dopo non l'abbiamo rafforzata e stiamo ancora a discutere chi negli ultimi 15 anni ha tagliato o investito meno. Ecco perché io dico, o c'è un patto trasversale tra tutte le forze politiche per rilanciare il servizio pubblico, oppure è ovvio che non ne verremo mai fuori, perché gli altri paesi investono e noi continuiamo a non investire. Perfetto. Professor Cognetti, per esempio, proprio durante la pandemia si sbandierarono questi 11.000 posti di terapia intensiva, alcuni dei quali furono raggiunti in maniera un po' rocambolesca, temporaneamente si passava dai 5.003, se ricordo bene, 5.005 a 11.000, ma poi sono rimasti questi 11.000 oppure sono svaniti una volta cessata l'emergenza? Lei nell'aprile scorso ha fatto un documento insieme con le federazioni che rappresenta, molto duro su queste carenze strutturali, è così? Ma certo, noi viviamo un sistema sanitario nazionale che nel corso degli ultimi 10-15 anni ha subito un definanziamento costante. È chiaro che tutto quello che succede adesso non è responsabilità dell'attuale governo, ma l'attuale governo è tenuto adesso in qualche modo ad affrontare queste problematiche. Ora, noi abbiamo degli ospedali in cui c'è una carenza di posti letto, ma una carenza veramente importante di posti letto. Quello che succede nei pronto soccorsi, a parte dai codici verdi, bianchi, che rimangono, aspettano un po', vengono visitati, poi vengono mandati a casa, ma il problema è di favorire la degenza dei pazienti che devono essere ricoverati perché hanno una patologia più seria, e lì c'è lo stazionamento di questi poveri malati per giorni e giorni nei locali di pronto soccorso senza poter trovare uno sbocco in una degenza ordinaria. Il territorio, benissimo, noi tutti auspichiamo che ci possa essere un intervento della medicina territoriale atto anche a risolvere questi problemi, ma il malato acuto, il malato che sta male, il malato che, in cui si sospetta qualcosa di un'emergenza, una situazione che può essere grave, ma il malato non può andare nelle case di comunità, quel malato ha bisogno di un pronto soccorso che sciolga la diagnosi, che in qualche modo affronti poi i temi delle problematiche cliniche della sua emergenza. Sarebbe molto pericoloso dire il malato al primo sintomo si reca nella casa di comunità, a parte che nelle case di comunità oggi il malato purtroppo che cosa trova? Non trova nulla, perché chiaramente il personale medico infermieristico non c'è. I medici di medicina generale, come è stato detto, c'era stato un tentativo del ministro Speranza di favorire un rapporto comunque subordinato, in parte subordinato al medico di medicina generale, da utilizzare appunto a livello della medicina territoriale. Ma questo è saltato e poi in due anni questo governo su questo non ha fatto proprio nulla. Abbiamo tanti finanziamenti sulla medicina territoriale che purtroppo prevedo, a malincuore, prevedo che andranno purtroppo sprecati.
e saranno utilizzati per opere di carattere edilizio, ma senza strutture che potranno realmente significare. E poi la medicina territoriale non può essere considerata come un settore a parte rispetto all'ospedale. Bisogna prevedere nel DM77, questo manca completamente, un rapporto di tipo dipartimentale. Non ci può essere questa dicotomia tra l'ospedale e il territorio, perché i malati cronici possono avere delle complicazioni acute, quindi il rapporto ci deve essere sempre con l'ospedale. Su questo il DM77 non dice nulla praticamente sull'organizzazione e i rapporti tra la medicina territoriale e gli ospedali. Però voglio fare l'avvocato del diavolo, no? Perché sì, non c'è anche un problema proprio di cultura dell'organizzazione, dell'offerta terapeutica, perché noi siamo oggi in un'epoca in cui l'invecchiamento della popolazione presenta per esempio fenomeni di polimorbilità e peraltro l'avanguardia tecnologica e scientifica fa sì che ci sia un'interdisciplinarietà delle terapie, no? Però gli ospedali sono ancora organizzati in monadi, in reparti che tra loro non dialogano. Quando arriva un malato con più evidentemente problemi e si chiedono le consulenze richiedono giorni, perché il sistema è organizzato per compartimenti stagno, poi il malato ristagna per settimane talvolta in attesa delle consulenze, poi magari non riceve neanche le terapie adeguate, tutto il tipo di offerta. Ecco, non c'è da ridisegnare complessivamente proprio il modello, anche a costo di tagliare qualche primariato e riorganizzare il modello a misura del cittadino, della sartoriale? Guardi, il problema esattamente non è esattamente questo. Noi per esempio in oncologia abbiamo favorito all'interno degli ospedali la creazione di queste modalità plurispecialistiche di gestione partecipata da parte di tutti quelli che hanno titolo naturalmente a seguire il paziente. E io istituì, ma 30 anni fa, presso l'Istituto Tumori, il Disease Management Team, cioè un team di specialisti che discutono e seguono il paziente assieme e poi prendono le decisioni a seconda della fase della malattia, a seconda del momento clinico in cui il paziente si trova. Il problema non è solamente all'interno dell'ospedale, il problema è nei rapporti con tutti gli ospedali. Non tutti gli ospedali possono fare tutto. In oncologia non tutti gli ospedali possono fare tutto, perché c'è carenza magari di alcune competenze, c'è carenza di alcune attrezzature, quindi gli ospedali devono essere collegati tra di loro e ci sono ospedali certamente che possono offrire di più, livelli più elevati di qualità e di assistenza, e altri che possono portare comunque un contributo, e questi rapporti vanno disciplinati. Oggi posso dire tranquillamente che in 3-4 regioni d'Italia questo succede, nel resto delle regioni non succede assolutamente nulla. Addirittura nel Lazio, che è la mia regione, ci sono ospedali che hanno volumi chirurgici oncologici così bassi da mettere veramente a rischio l'esito delle cure. Ogni ospedale ci sono ospedali che fanno 10 allora, con un retto all'anno, e questi sono ospedali pericolosi. Chiarissimo. E mi sta sostanzialmente rispondendo però affermativamente alla mia domanda, anche perché questo ridisegno in ragione proprio della specialità delle strutture, il ridisegno delle reti è un disegno antico. Cioè, io ricordo già subito dopo il 2000 che i primi decreti dei ministri della sanità si ponevano questo obiettivo, il numero minimo di interventi legato ad alcune patologie. Penso anche per esempio il caso dei neonati morti nei reparti di natalità, dove mancavano le terapie neonatali, dove c'era un numero di parti insufficiente per garantire una sicurezza. Bene, questo ridisegno, professor Lucci, è stato fallimentare, ma di chi è la causa di questo impasse? È solo della politica oppure è poi degli stessi medici che si sono un po' impossessati del sistema e l'hanno, come dire, disegnato a misura delle loro necessità?
Poverini, no, poverini, i medici sono forse davvero le vittime vere di questo sistema, perché guardi che io una delle cose che contesto è questa managerializzazione del nostro ruolo, cioè a noi hanno dato un compito che obiettivamente noi non riusciamo a svolgere. Cioè quando si diventa primari oggi, io non so se questa è nozione comune, ma è bene dirlo, noi dobbiamo fare una serie di aggiornamenti che ci, come dire, abilitino a gestire la cosa pubblica e anche economicamente il reparto, ma che non ci appartiene. Il mio primo interesse è il paziente, il primo interesse è risolvere il problema del paziente, non può essere quello di far quadrare i conti. Io avrei bisogno e ambirei, come succede in America, di avere proprio il manager di reparto, cioè una figura che ti aiuta a gestire l'ospedale. Non è possibile, non è pensabile. Guardi, le faccio un esempio. Allora, lei sì, ma i sindacati medici accetterebbero questo tipo di riorganizzazione? Non parliamo a livello individuale, cioè se il manager di reparto non è entrato e se ci sono ospedali dove si fanno per esempio 10 interventi oncologici, come dice il professor Cognetti, che mettono a repentaglio la salute del paziente, non dipende solo o dal ministro della sanità, o sbaglio? Mi trova d'accordissimo, e guardi che se lei mi parla di sindacalizzazione, io sono uno di quelli che non vede nella sindacalizzazione una soluzione dei problemi, ma una creazione di un'accezione corporativa della professione che oramai nessuno delle persone ragionevoli oggi può accettare. Io quello che dico però è che la sanità è cambiata notevolmente. Per esempio, guardi, purtroppo noi dobbiamo entrare nello specifico della competenza diretta che abbiamo. In oculistica, una volta l'intervento più eseguito, quello che ti portava la maggiore attività, era l'intervento di cataratta. Oggi sa che cosa è diventato il punto centrale della nostra attività? Fare delle iniezioni nelle degenerazioni maculari, cioè l'attività di un medico è diventata quella iniettiva, con dei costi spropositati rispetto a quello che era la possibilità di gestione di un budget di una volta. Noi l'abbiamo triplicato questo costo, perché i farmaci costano moltissimo. E oggi, quando io sento parlare del problema della sanità con le liste d'attesa, devo dire che non mi trovo proprio d'accordo. Non possiamo sviare il problema dicendo che il problema della sanità sono le visite oculistiche che vengono fatte a 120 giorni. Non sarà mai quello il problema. Vuole sapere qual è il problema? È che se io ho un paziente con un melanoma della coroide, lo devo gestire in un giorno. Cioè io in un giorno devo dare a quel paziente la diagnosi, devo inquadrarlo e devo anche inviarlo in un centro che me lo curi nel giro di una settimana. In questo sistema italiano questo non succede, perché tu dai la stessa priorità alla visita oculistica è un paziente che ha un melanoma della coroide. Nell'NIH, che noi diciamo, c'è stato un paio d'anni fa un articolo del Lancet che diceva NIH is sick but treatable. Il sistema inglese è malato, però è trattabile. Però sa che cosa succede? Che in Inghilterra esistono delle strutture che si occupano di oncologia, dove il paziente viene preso in carico nel giro di pochi giorni. In Italia noi assommiamo la lista d'attesa della cataratta con la lista d'attesa di un melanoma della coroide. Capisce che c'è una situazione che non è neanche spiegabile. Vince la burocrazia, mi sta dicendo, e soprattutto è il terreno dove le riforme, appunto, e i disegni strategici vengono svuotati di contenuto nella prassi, per cui si progetta bene e poi sembra che non sia successo nulla. Per esempio, professor Cartabellotta, a giugno il governo ha emanato un decreto urgente istituendo una piattaforma nazionale delle liste d'attesa per rafforzare e coordinare l'erogazione dei servizi sanitari sul territorio. Ha potenziato, fra l'altro, il centro unico di prenotazione, il cosiddetto CUP, estendendolo anche agli enti ambulatoriali privati in regime di accreditamento. Ha disposto l'estensione delle visite nei giorni di sabato e di domenica, ha offerto sconti fiscali al personale che effettuerà prestazioni in regime straordinario, almeno così c'è scritto in quel decreto approvato l'11 giugno, e ha rafforzato i limiti dell'attività libero professionale che si svolga a danno di quella pubblica istituzionale. Ecco, a distanza di 4 mesi, c'è un monitoraggio che tutte queste belle idee siano state effettivamente realizzate, siano cogenti, o piuttosto che siano rimaste sulla carta prive di qualunque efficacia?
Ma guarda, Alessandro, quando io ho fatto l'audizione in Commissione Sanità al Senato sul decreto liste d'attesa, la prima cosa che ho sollevato è: guardate che qua c'è un testo che ha due grandi criticità. La prima è invarianza finanziaria, quindi non c'è un euro praticamente disponibile. La seconda che ci sono 8 decreti attuativi, di cui 3 non hanno nemmeno la scadenza. Oggi la situazione è che al 30 settembre i tre decreti attuativi, di cui uno riguarda proprio la piattaforma di cui parlavi tu, sono scaduti e non si sa quando mai saranno pubblicati, dimenticando che nella legislazione sanitaria, ma possiamo dire in tutta la burocrazia italiana, i decreti attuativi sono una serie di ostacoli all'interno della norma, di cui spesso tra ministeri e camere parlamentari se ne perdono le tracce. Detto questo, è evidente che quello che bisogna fare è un incremento progressivo di risorse, perché tanti soldi subito a mio avviso non servirebbero, ma bisogna fare un rilancio progressivo del finanziamento pubblico parallelo alle riforme, perché noi qua vogliamo fare le riforme senza soldi, che ovviamente rimangono vuote. Il decreto anziani è un altro esempio. Il decreto anziani è una legge scritta benissimo. Il problema è che è invarianza finanziaria o comunque con soldi che vengono presi da altri capitoli di spesa. Tu peraltro sul decreto delle liste d'attesa hai citato la defiscalizzazione dei medici e sulla retribuzione aggiuntiva. Pochissimi, certo, noi l'abbiamo fatto, hanno letto che questi soldi, che sono 160 milioni per il 2025 e 162 per il 2026, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale. Quindi è una defiscalizzazione che alla fine sottrae il fondo sanitario nazionale. Cioè, è evidente che una volta il proverbio diceva non si possono fare le nozze con i fichi secchi, qua la mia impressione è che oggi non ci sono manco più i fichi. Quindi è, come si fa a venire fuori da questa situazione? Dobbiamo parlare di politiche allocative del paese. Cioè, ora non è più un problema dei tecnici, perché i tecnici lo sanno come si può rilanciare la sanità pubblica. Bisogna fare le reti, ma bisogna organizzare in una certa maniera, bisogna lavorare in equipe multiprofessionali, bisogna utilizzare la trasformazione digitale per mettere in collegamento le strutture e i pazienti. Però il problema è che bisogna capire dove la politica vuole portare il servizio sanitario nazionale, perché questa, strategia, anzi non strategia, di manutenzione ordinaria degli ultimi 15 anni che ha attraversato tutti i governi, oggi è un bubone che sta scoppiando, perché quando la gente non si cura più, poi si perde la coesione sociale, succedono tutti quegli avvenimenti al pronto soccorso, che sono delle spie importanti, che quando la coesione sociale si perde significa che la tutela che offriva il Servizio Sanitario Nazionale non c'è più, e succedono tutte quelle cose. Dico, se noi abbiamo uno pseudo impegno, io lo chiamo, con la NATO per assegnare il 2% del PIL alle spese militari, ma perché non dobbiamo assegnarne 7% alla sanità? Cioè, queste sono le scelte che oggi io mi aspetterei da una politica seria, che ripeto non è il governo in carica, ma la politica vista con la P maiuscola e con quello che è l'accordo di tutte le forze politiche. La sanità non può diventare terreno di scontro politico, perché altrimenti a farne le spese sono i pazienti tutti, ma soprattutto quelle delle fasce socio-economiche più deboli, tradendo quello che è il principio dell'articolo 32 e i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale. Però io purtroppo sono costretto a ricordarvi che abbiamo un impegno di rientro dal debito pubblico per 7 anni e che la manovra di 30 miliardi è fatta di 9 miliardi di indebitamento aggiuntivo. Di tutto questo dobbiamo tenere conto, ma nel frattempo, in attesa dei fichi secchi, se ne scappano i medici e c'è un costante esodo di neolaureati, professor Cognetti, verso paesi stranieri, e c'è anche un prepensionamento massiccio di medici del servizio sanitario, scoraggiati dalle condizioni di lavoro talvolta impossibili, no? E dalle paghe inadeguate. Si calcola che il 45% dei medici che opera in un paese straniero in Europa sia italiano. Negli ultimi 20 anni hanno scelto di lavorare all'estero quasi 180.000 professionisti. E poi ancora c'è la crisi delle scuole di specializzazione, il 20% dei posti rimangono vuoti e il 10% degli specializzanti abbandona dopo i primi 2 anni. Insomma, la disparità salariale dei medici italiani rispetto a quelli europei è del 79% rispetto alla Germania e al Regno Unito, per esempio. La fuga riguarda anche i medici appena assunti, che dopo pochi mesi partono all'estero e diventano gettonisti. E qui vengo all'ultima parte di questa domanda. Ma la sanità pubblica, infatti, paga a gettone cifre che i lavoratori dipendenti neanche sognano. Com'è possibile questa giunta? Lei ha detto tutto, praticamente. Ha detto qual è la situazione
sull'aspetto e sul problema più importante, che è quello del personale. Purtroppo non è tanto l'accesso al diploma di laurea o alle facoltà di medicina, ma il problema che va comunque in qualche modo programmato, non è stato fatto per tanti anni, va programmato, ma il problema principale è l'esodo di questi professionisti, appena laureati vanno via, e il problema è l'esodo anche degli infermieri che abbandonano il sistema pubblico, in parte vanno fuori all'estero, in parte vanno nel sistema privato. Ma io dico una cosa, ma in questi due anni, su questo aspetto, su questo versante, cosa ha fatto il governo? Non ha fatto nulla, né ritengo possa essere risolutivo un incremento stipendiale di 200-300 euro al mese. Qui parliamo di differenze enormi, quelle che lei ha sciorinato, differenze enormi con gli altri paesi. E quindi bisogna, cioè, dove vogliamo arrivare? Veramente vogliamo arrivare che si chiudono gli ospedali per mancanza di personale? Su questo bisogna intervenire con grande immediatezza, di modo incisivo, efficace. Non è pensabile oggi, gli spostamenti, i rapporti sono così estesi che un medico giovane, ma che problema c'ha ad andare in Germania, dove viene trattato economicamente meglio, dove fa più carriera, dove magari per fare la specializzazione gli pagano anche vitto e alloggio, tutto gratuito? Cioè, questi problemi vanno affrontati, ma vanno affrontati subito, e sarebbero di più facile soluzione se si trovassero delle risorse da impiegare. Ma solo che le risorse, purtroppo, qui ci sono i problemi, il pronto soccorso, le liste d'attesa, ma questi sono i sintomi di una situazione. Bisogna rimuoverne le cause, assolutamente, e le cause sono la mancanza di personale, la mancanza di posti letto, la mancanza di strutture, la mancanza di finanziamenti per la sanità. E intanto il numero chiuso, almeno una cosa, sembra, diciamo, sulla via di una riforma. Resta il numero chiuso, professor Lucci, ma i test vengono sostituiti dai risultati di 3 o 4 esami che lo studente darà alla fine del primo semestre. I voti degli esami porteranno a una graduatoria nazionale. Chi non rientra nei posti disponibili potrà validare quegli esami presso altre facoltà oppure ritentare l'anno successivo. Come valuta questa riforma e soprattutto come si può considerare all'interno di una stessa graduatoria nazionale il diverso giudizio di valutazione delle singole università, soprattutto in relazione alle diverse aree territoriali? Si sa che al sud ci sono università in cui il voto è inversamente proporzionale alla qualità. Ecco, non a caso il professor Remuzzi dice: utilizziamo il voto di maturità. Lei pensa che questa riforma, per come è stata concepita, porterà un po' di luce al sistema oppure nuovo caos? Molto buio e troppo caos. Guardi che parla con uno che è contrario al numero chiuso. Io sono proprio strutturalmente contrario. Io credo che Maradona sia uscito fuori non dalle scuole calcio del Ticino, ma è venuto fuori da un campetto. Quindi più medici ambiscono, più medici si cimentano, più saranno bravi i nostri ricercatori. Io vengo fuori dall'epoca pletorica, quando mi sono laureato io se ne laureavano una quantità enorme, però questo ha contribuito comunque a creare una buona categoria di medici in Italia. Quello che temo fortemente è che se noi davvero apriamo al primo biennio, il primo anno, noi dovremo realizzare delle università a misura di professori del primo anno, quindi avremo molti chimici, molti biologi, molti istologi. È sicuro che vogliamo questo nella medicina, e peraltro senza toccare la suscettibilità di nessuno, absit iniuria verbis. Ma davvero vogliamo consegnare la scelta di chi sarà un buon medico al nostro docente ordinario di chimica, piuttosto che ai suoi assistenti, che saranno più o meno severi? Davvero noi possiamo pensare che saranno quelli i bravi selettori? Non lo è questo sistema di quiz, non lo saranno certamente i medici del primo anno. Dice, allora quale sarà la soluzione? Beh, la soluzione per esempio è quella di ritornare davvero al passato. Il passato significa che solo alcune scuole, alcuni licei, alcune scuole indirizzate possono aprire alla carriera in determinati ambiti. In medicina, per esempio, se io scelgo una strada
biologica, devo avere preparazione in matematica, devo riuscire a creare nell'ultimo anno, anziché andarlo a spendere quando faccio l'università, una preparazione di base in chimica, in biologia, anche in logica, se vogliamo, e questo deve essere il viatico, e se tu esci bene da quelle scuole hai l'accesso garantito e sarai anche un bravo studente. Ma difficilmente penso che uno che esce da un eccellente istituto tecnico industriale possa accedere ad una facoltà di medicina cominciando da zero, per esempio un percorso di biologia che non ha mai fatto. Quindi se vogliamo fare le cose, cominciamo ad ascoltare non quello che arriva dagli umori della popolazione, ma prendiamo delle persone che hanno a che fare con la didattica e chiediamogli qual è il miglior modo per selezionare. Non certo quello di far entrare tutti e farli selezionare dai miei bravissimi colleghi biologi. Paolo, posso aggiungere una cosa? Posso... Prego, professore. Posso aggiungere un'osservazione, ma gli effetti che noi avremo su provvedimenti che riguardano l'accesso alle facoltà, li vedremo fra 10 anni, fra 12 anni. Quindi è una cosa, sì, per carità, importante, però noi abbiamo bisogno di provvedimenti che risolvano immediatamente la situazione. E quindi, ecco, i provvedimenti... Per esempio, far tornare, rendere competitiva la professione medica e far tornare molti italiani che sono andati all'estero, per esempio. Professore, da ultimo, perché... c'è un tema che non abbiamo toccato, ma la spesa farmaceutica, no? E anche questa, sempre nel documento che voi avete presentato ad aprile, risulta cresciuta, mi pare, a 21 miliardi, quella a carico del cittadino a 8,4. Ecco, ma mi chiedo, sono necessari tutti questi farmaci? Cioè, in altri paesi la distribuzione dei farmaci subisce controlli molto più stringenti. Da noi i medici di base agiscono come prescrittori seriali di antibiotici talvolta indebitamente assunti, con conseguenze gravi anche nello sviluppo di batteri più resistenti, che tra l'altro, lo dice Ilaria Capua, per esempio, rappresentano per il futuro una minaccia per la salute pubblica. Ecco, c'è qualcosa da cambiare anche in questo settore? Non sarà che diciamo lì il sistema della farmaceutica ha una capacità attrattiva da condizionare le politiche sanitarie prescindendo da quelli che sono i bisogni del cittadino? Gli rivolge a me la domanda? Certo. Allora, sì, è un argomento molto ampio, bisogna tener conto che probabilmente c'è la possibilità di contenere degli sprechi, gli esempi che ha fatto sono senz'altro realistici, ma il problema principale è che la spesa farmaceutica aumenta perché aumenta l'innovazione. In determinate patologie l'innovazione è strettamente legata all'outcome e ai risultati dei trattamenti nei singoli pazienti. Quindi non possiamo immaginare che la spesa farmaceutica possa diminuire. Si possono contenere delle storture, correggere degli errori, ma purtroppo ancora c'è spreco. Ma sa che qual è uno degli sprechi cui noi abbiamo assistito proprio in questi mesi? Lo spostamento dell'erogazione di alcuni farmaci dall'ambito ospedaliero alle farmacie è costato alcune centinaia di milioni, e questo francamente non mi pare che sia una cosa saggia in una situazione di questo genere. Ma per prendere altri ambiti, ma la defiscalizzazione delle prestazioni di chirurgia estetica, ma voglio dire, io dico, ma qui siamo impazziti, ma come? Cioè abbiamo un problema serio sulla sanità di finanziamenti e si assumono questi provvedimenti? Cioè io mi fermo qua. Si fermi qui, invece voglio chiudere col professor Nucci. Riportandoci alla polemica di questi giorni, no? Ma se anziché 2 miliardi e 3 fossero stati i 3,7 che aveva promesso in qualche modo e che sperava il ministro Schillaci per assumere quei 30.000 medici di cui parlavo, medici e infermieri, ecco, sarebbe cambiato qualcosa nel discorso che abbiamo fatto? Molto poco anche lì, perché non è una questione di avere risorse, le risorse vanno disposte molto meglio. E vanno disposte molto meglio incentivando le giovani generazioni. Io ho 65 anni, non sono io il futuro. Io investirei su quelle giovani generazioni creando
una qualità di lavoro, una qualità di vita professionale che eviti il burnout. Oggi sapete che molti dei miei specializzandi mi chiedono: ma quando mi stancherò di fare 16 cataratte al giorno, tutti i giorni della settimana? Quindi quello che c'è da capire è che è la qualità del nostro lavoro che deve cambiare, e probabilmente, guardi, l'aspetto economico è importante, ma non è quello rilevante. Bene, abbiamo detto molte cose, forse andrebbero riascoltate e fatta una selezione e messe insieme, e forse da questi vostri preziosi suggerimenti potrebbe venire fuori quel disegno organico che ancora non c'è. Poi si tratterebbe naturalmente di renderlo attuale e di renderlo concretamente realizzato, e qui i problemi aumenterebbero, ma intanto avremo una visione d'insieme. Per intanto però ci siamo sollevati sulla polemica del miliardo in più, del miliardo in meno, che è un fumo negli occhi, purtroppo, che non aiuta a comprendere ciò che c'è sotto. E quindi io ringrazio il professor Cartabellotta che ci ha lasciato, Francesco Cognetti e Paolo Nucci per la loro preziosa contributo al dibattito. E cari amici di War Room, vi auguro un ottimo fine settimana, ma noi ci rivediamo alle 17:30 lunedì per un'altra puntata. Buon weekend a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.